Domenica 25 ottobre il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, Giuseppe Conte, ha dato il via libera a nuove restrizioni che per il momento riguardano le scuole superiori, bar, ristoranti, pizzerie e la chiusura di palestre, terme, saune, cinema e teatri, luoghi dove si lavora, per la salute, lo svago e la cultura, ma per il governo veri e propri focolai di diffusione del Covid. È già successo in Irlanda, succede in Francia e seguendo un copione già messo con successo in scena a marzo, le restrizioni porteranno ad un nuovo ordine di arresti domiciliari anche in Italia. A marzo, per far fronte all'emergenza negli ospedali di Bergamo e di Milano, il comitato tecnico-scientifico che affianca il governo proponeva di chiudere la Lombardia e 11 province. Scaricando la responsabilità della scelta sul comitato scientifico e mentendo agli italiani, il 12 marzo Conte chiude tutto e mette in quarantena per 60 giorni 65 milioni di cittadini potenzialmente sani. È scritto sui verbali del CTS resi pubblici a luglio di quest'anno grazie al ricorso al TAR della Fondazione Einaudi. Il governo li aveva secretati e si rifiutava di renderli pubblici e si è capito perché. Alla base delle nuove restrizioni, il presunto aumento dei contagi Covid. Presunto perché i test effettuati con i tamponi oggi disponibili in Europa danno risultati inattendibili perché non sanno che virus cercare. Lo affermano sia la Commissione europea che l'Istituto Superiore di Sanità, un organismo governativo, quindi, in uno studio pubblicato a maggio dal gruppo di lavoro dell'IS. La conferma che la ricerca del virus si svolge alla cieca arriva a luglio in uno studio del CDC, la massima autorità americana in fatto di malattie infettive, che scrive: non sono attualmente disponibili isolati di virus quantificati del 2019 nCoV-RNA. I dati sui contagi sono quindi manipolati e forzati, i positivi asintomatici diventano malati, mai successo nella storia della medicina, mentre il numero dei morti viene sapientemente falsato. Se un uomo annega, gli si fa un tampone e poi diventa morto per Covid. È già successo. Nel report pubblicato il 22 ottobre scorso dall'Istituto Superiore di Sanità si legge che i morti Covid con zero patologie sono il 3,5%, il 13,3% è morto con una patologia pregressa, il 19,6% con due patologie e ben il 63,6% è deceduto con tre o più gravi patologie pregresse. L'età media dei pazienti deceduti più di 80 anni. A colpi di sanzioni il governo Conte fa allarmismo e spaventa i cittadini bombardati H24 da TV e giornali compiacenti. Da marzo agisce illegalmente su due fronti. Sentenza del 20 luglio scorso, in cui il giudice di pace di Frosinone si pronuncia in merito ad un ricorso contro una sanzione Covid. La dichiarazione di emergenza, scrive il giudice, è illegittima e pertanto lo sono tutti i DPCM firmati successivamente da Conte. E ancora, il governo sta violando la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che avrebbe dovuto sospendere prima di fare quello che sta facendo. Il giurista Ugo Mattei su BioBlu. L'Osservatorio per la Legalità Costituzionale del Comitato Rodotà aveva fatto un esposto al segretario del Consiglio d'Europa, generale del Consiglio d'Europa, relativo alle violazioni non dichiarate del governo italiano, il quale non ha fatto quello che avrebbe dovuto fare secondo i suoi obblighi pattizi ai sensi della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Abbiamo ricevuto 48 ore fa una risposta da parte del Consiglio d'Europa, al quale ha dato una risposta estremamente interessante. Ha detto e riconosciuto il fatto che il governo italiano era in difetto a non avere fatto le dichiarazioni che voleva fare e soprattutto ha detto che la conseguenza della mancata dichiarazione di sospensione dei diritti fondamentali previsti ai sensi della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo comporta la piena vigenza della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo anche durante l'emergenza stessa. In linea con quanto accade in buona parte del resto del mondo, approfittando della paura di arresti e del presunto virus, i governi stanno instaurando una dittatura sanitaria dove non è permesso dissentire. Chi lo fa viene denigrato, indagato, minacciato di essere radiato dall'ordine se medico e censurato su Twitter, YouTube e Facebook. Chi esce dal gregge del pensiero unico solleva dubbi e mette in discussione la narrazione ufficiale viene etichettato come negazionista. Davvero un brutto momento per l'umanità.
Oggi chiedersi quando finirà tutto questo, dice il dottor Jeremy Green, ricercatore storico della medicina americano, significa essenzialmente domandarsi quando arriverà la conclusione sociale. In altre parole, può accadere che la fine non arrivi perché l'epidemia è scomparsa, ma perché la popolazione si è stancata di vivere nel panico e ha imparato a convivere con la malattia.